Ti dico Simone quando sei pronto, ti presento. Intanto iniziamo la sessione del pomeriggio. E il primo candidato è Simone Bucci con una tesi che si chiama 274. E il relatore sono io. E presento Simone, poi lasciamo la parola a Simone per spiegarci un po' il suo progetto. Simone ha scelto come tema una della sua tesi lo streetwear, soffermandosi sulla nascita e l'evoluzione del movimento e concentrandosi successivamente sui designer che nel tempo hanno lasciato un'impronta di maggior rilievo. Da sempre, io conosco Simone da diverso tempo, è sempre stato appassionato della cultura streetwear, della breakdance, dello skate, della musica hip hop, dello stile oversize, ed è stato in qualche modo, si è avvicinato a queste cose l'hanno avvicinato alla cultura dello streetwear. Simone è partito alla raccolta di materiale storico sul tema, affiancando la ricerca scritta a quella fotografica, in quanto la fotografia è la forma di documentazione più dettagliata e descrittiva di tale movimento. Ci siamo confrontati tanto durante la fase di ricerca e abbiamo concordato di raccontare la storia attraverso la realizzazione di un magazine che è il mezzo più adatto alla diffusione del tema. La commissione sul tavolo troverà una borsa che contiene il progetto di tesi, la borsa, ecco qua, guarda Federica, a volte questa è parte del progetto di tesi. Lo scopo del suo progetto è quello di raccontare questo movimento soffermandosi prima sul contesto culturale, i luoghi e le influenze esterne che hanno portato il movimento ad essere tale, per poi concentrarsi sui designer che hanno fatto sì che lo streetwear diventasse di interesse comune, facendo diventare un fenomeno globale. La tesi di Simone ritengo che sia ben svolta e il progetto realizzato in autonomia hanno portato Simone a confrontarsi non solo con la creazione della rivista, ma anche con degli oggetti che raccontano nella quotidianità e che rendono questa tesi e la sua ricerca vestibile. A me questo termine è piaciuto tantissimo, perché ci siamo confrontati sulla vestibilità di questa tesi. Indossabile, fruibile a quel pubblico di giovani e non solo, perché grazie a Simone ho scoperto delle cose che non conoscevo, che hanno sposato questa filosofia e che hanno avvicinato e che spero avvicineranno persone che hanno questo interesse. Prego Simone. Io ho già appunto la presentazione, solo che non si deve... Chiamiamola Zichella o... ragazzi, aspettavo che si la potenza del lavoro. Dopo devi chiedere al candidato la differenza tra la crescia e il grosso. Questa è una cosa che se lui non lo sa, siamo finiti. Credo di non saperlo ancora. Vai Simone. Allora, ringrazio il professor Giuseppe Biagetti per l'introduzione, parto con la mia presentazione. Allora, il titolo è 274, il tema come ha già anticipato è lo streetwear. Perché lo streetwear? Allora, ho scelto lo streetwear come tema perché lo trovo di grande interesse personale, in quanto sin da bambino mi sono avvicinato appunto a sport come lo skate, la breakdance, la musica hip hop e anche i graffiti. In più ho sempre trovato interessante poter approfondire il tema proprio perché tuttora è un tema in forte crescita e sviluppo ed è importante appunto approfondirlo. Come mezzo di comunicazione ho scelto appunto il magazine, perché sin dal primo anno che sono entrato in ISIA la mia idea era appunto di poter uscire con il lavoro che sono premesso appunto la creazione di un magazine. Ed anche perché penso sia il mezzo di comunicazione del tema più appropriato, proprio perché si parla di streetwear, che è un tema dinamico, estetico e creativo, anche il magazine penso sia il mezzo di comunicazione più adatto per comunicare questa tematica. Poi c'è anche un'ipotesi di collegamento editoriale, in quanto io ho creato i primi due numeri, ma essendo lo streetwear un tema molto vasto, si può pensare appunto, in base alle influenze, anche di creare una pubblicazione che va avanti con bastare più numeri. Che cos'è 274? Allora, 274 è appunto un magazine composto da due pubblicazioni. Nella prima si trova la storia dello streetwear che parte dalle radici ed esamina il contesto culturale, più le varie influenze artistiche e musicali, mentre nel secondo numero troviamo i pionieri del movimento che sono i designer che hanno influenzato di più e continuano ad influenzare tuttora il mondo dello streetwear.
Per il logo mi sono ispirato al famosissimo logo dello Studio Supreme. Ho scelto il numero 274 perché è la strada di Manhattan a New York, in cui è nato appunto il primo store, e non è nel 94, non è il primo, non è la strada in cui è nato lo streetwear, ma è la strada in cui lo streetwear è diventato mainstream. Infatti grazie a questo store si è avuta una consapevolezza dell'importanza dello streetwear in tutto il mondo. Per la cover riporta immagini fotografiche a tutta grandezza, il logo è al centro allineato a sinistra. E anche qui ho fatto un gioco simile a quello usato da Supreme, cioè del far comunicare l'immagine con il logo stesso, facendo però un'operazione diversa. Io sono andato a sfondare il numero 274 facendo vedere l'immagine sotto e cercando di far comunicare meglio sia l'immagine che il logo. Le pubblicazioni sono due, nella prima tratta appunto la storia ed è divisa in 7 capitoli. Nel primo capitolo si parla del paese in cui è nato lo streetwear, l'America, il paese in cui il movimento è nato dalle basi. Nel secondo punto invece tratto l'importanza del contesto culturale, proprio perché lo streetwear parte da una base di svantaggio degli ambienti oppressi, della cultura afroamericana che veniva vista come un punto debole, e lo utilizza in questo movimento per poter ripartire da zero. Poi si parla del Trash and Baldwin, che è un negozio di Jersey City, nato nel 1972, che è il primo negozio streetwear, il primo store. Questa è una fotografia appunto della prima sede del negozio. Poi si tratta anche della cultura punk, che invece nasce a Londra nella King's Row, ma si estende in tutto il mondo grazie appunto anche alla musica, che diventa famosa presto in tutto il mondo. Ed è caratterizzata appunto da un'estetica molto, molto particolare, eccentrica, con giacche di pelle, jeans strappati e gioielli. E poi si parla appunto anche della cultura hip hop, che è un movimento invece che nasce in America e da una sottocultura afroamericana, e si diffonde in tutto il mondo grazie ai DJ, gli MC, la breakdance e i graffiti. È uno stile veramente oversize, molto più comodo rispetto a quello punk, e addobbato molto con gioielli, proprio perché volevano far vedere la loro rivalsa partendo appunto dai quartieri poveri. Si parla poi della cultura skate, che nasce sempre in America, questa volta in California, negli anni 70, e nasce proprio perché lo skate aveva bisogno di vestiti che fossero anche adatti allo sport, perché spesso gli skater che avevano bisogno di vestiti abbastanza robusti per poter praticare lo sport. Quindi in base a questa necessità nasce anche un nuovo stile di vestirsi. Si chiude infine con la street art, che è l'arte che più ha influenzato lo streetwear, proprio perché nella street art nascono anche gli stencil, che sono poi la maggior diffusione appunto dei graffiti riportati nelle magliette, e tuttora sono utilizzati, come si vede anche con Banksy, di magliette con le sue opere vendute in tutto il mondo. Qui abbiamo un esempio appunto della maglietta con lo stencil. Nel secondo numero invece si parla dei pionieri, dei designer. Si parte da James Jebbia e Sean Stussy, che sono i fondatori di Supreme e Stussy, i due primi negozi che hanno fatto conoscere in tutto il mondo lo streetwear. E queste qua sono le foto a sinistra del primo negozio Supreme, che è quello di Stussy. Mentre poi si parla di Ralph Simon, che è un designer belga, famoso per il suo stile legato al mondo del militare. Lavora con Dior e Lane e tuttora lavora con Adidas come designer. Questa è un'immagine della sua sfilata, ma appunto abbiamo un bomber con richiami anche al punk, con le patch, uno stile abbastanza dark. Poi si passa a Kanye West, che invece nasce come produttore e rapper, ed entra però nel mercato dello streetwear collaborando con Louis Vuitton, spostandosi poi ad Adidas nel 2015 e fondando i Yeezy in collaborazione con Adidas, dove appunto porta la sua prima scarpa, che diventa famosa in tutto il mondo. E si passa poi a Virgil Abloh, che nasce anche lui come designer grafico, poi diventare designer di Off-White, e nel 2018 entra a far parte della linea maschile di Louis Vuitton, e della prima volta diciamo che entra lo streetwear nell'alta moda, quindi è riconosciuto come un momento molto importante. Questo è un esempio della sua sfilata, della sua penultima sfilata prima di morire. Poi si parla di Pharrell Williams, un altro artista hip hop che lavora con Kanye West, che è un produttore rapper, e riesce a sdoganare gli stilemi dello streetwear, perché i tempi erano molto molto legato al machismo, mentre lui con uno stile colorato molto eccentrico riesce a uscire da quella nicchia. E nel corso degli anni collabora appunto con Reebok e Adidas, con la quale crea queste scarpe che sono le NMD, che sono chiamate anche le scarpe con un messaggio, perché riportano delle parole sopra stampate che sono viste come un messaggio positivo. Quindi infine si parla di Nigo, che nel 93 fonda il brand Beiko, un ragazzo giapponese che diventa famosa per la Sharp Hoodie, composta dal pattern cap e una zippa tutta lunghezza, e negli anni collabora sia con Pharrell che con Adidas, e anche per l'uscita di un album con Kanye West.
Questo è l'esempio della Shark Hood, con una felpa per la zippo che si chiude fino al cappuccio e il pattern è un gramo, come si vede in foto. Come si presenta il mio lavoro? Allora, il mio lavoro è composto da due pubblicazioni, da due magazine. Le due pubblicazioni sono contenute all'interno di una shopper interamente rivisitata da me e mio padre. All'interno è presente un poster tributo al designer Virgilardo, che è scomparso improvvisamente nel 2021, e in più ho realizzato una felpa t-shirt con il logo del magazine. Come si presenta il magazine? Queste sono le due cover del primo e del secondo numero. A sinistra abbiamo il primo numero dove abbiamo la foto di Supreme, quindi l'inizio dello streetwear, mentre a destra abbiamo una foto di Virgilardo, quindi si parla di designer e dentro appunto si trovano i designer. Il layout è composto da un'impaginazione che alterna immagini da tutta pagina, a immagini preoccupate da tre con didascalia, a layout un po' più particolari come questo per Supreme, dove abbiamo il layout che richiama lo stesso logo del brand. In più si alternano anche citazioni importanti di tutti i due libri che vanno a rafforzare il tema dello streetwear. Questi sono altri esempi del layout. E poi si passa alla shopper, che sono partito appunto da uno sketch inizialmente, che è questo qua che trovate qui in foto. E l'idea era di proporre una shopper che fosse diversa dalle classiche shopper, che riprendesse l'estetica dello streetwear e richiamasse anche i jeans degli anni 90. Quindi con le caratteristiche di un jeans, ma la funzionalità di una shopper. Con mio padre siamo partiti con la realizzazione del disegno su carta modello, abbiamo poi ritagliato i vari pezzi e li abbiamo posizionati sul jeans, per poi andare a ritagliare i vari jeans dei pezzi che ci servivano e iniziare la cucitura, fino ad arrivare al prototipo del fronte. Poi abbiamo deciso di stampare il logo 274 e di fare un lavaggio stonewash, lavaggio che rende il jeans più morbido e richiama anche qui la povertà dello streetwear, quindi un richiamo alla povertà e alla vita di strada, insomma. Questo è come si presenta il prototipo di borsa con i due poster. Qui abbiamo appunto il poster a tributo Virgilardo, lo sfondo che richiama la sua ultima sfilata, e Forever, che è stato invece il titolo della sfilata fatta dopo la morte di Virgil, dedicata appunto da Louis Vuitton per il designer. Questo è come si presenta. In più ho appunto fatto una felpa e una t-shirt. Una felpa t-shirt che richiama anche qui la box logo di Supreme, con il logo al centro per Tezza del petto, però anche qui la vestibilità è stata pensata per essere oversize e leggermente corta, così da richiamare lo stile classico dello streetwear che è comune tutt'oggi. Poi abbiamo, diciamo, concluso con uno shooting che ho fatto con un mio amico Mattia Piazzolla, in cui abbiamo deciso di dare anche una comunicazione diversa al brand, di fare una sorta di fotografia che ricordasse anche la strada, che riuscisse a comunicare anche l'estetica dello streetwear, non solo facendo fotografie insomma del prodotto, ma anche lavorando sulle luci e sulla fotografia. La vestibilità della pièce. Esatto. Per poi arrivare anche al contestualizzare insomma il magazine appunto con lo scritto, uno sfondo anche che ricorda quello che è la strada. E io ho concluso, faccio le mie conclusioni ringraziando Giuseppe per la disponibilità e la fiducia e per avermi lasciato insomma anche molto, molto spazio nel poter mettere tutto quello che avevo in mente nel lavoro. Ringrazio mio padre per avermi aiutato con la creazione della shopper, senza il quale non avrei potuto neanche iniziare. Ringrazio mio amico Mattia per avermi aiutato con le fotografie e gli amici e familiari per il supporto. Grazie. Volete fare delle domande? Comincio a bersagliare io. Vai, certo. Volevo sapere, una curiosità, come hai lavorato al menagò della rivista? Quindi come hai scelto i contenuti? Se hai avuto dei riferimenti, delle riviste di riferimento? Sì, ho avuto una rivista di riferimento che è 032C, una rivista tedesca di magazine. Mi sono ispirato a quello per l'estetica, però poi per il contenuto ho diversi libri anche in casa che trattano il tema, e più anche su internet mi sono documentato molto su quello che stava succedendo. E come hai deciso l'ordine, diciamo, delle notizie? Allora, nel primo numero si parla della storia, quindi l'ordine cronologico, mentre nel secondo si parla di designer che comunque stanno lavorando tuttora, a parte Virgil che è morto nell'ultimo anno, quindi ho deciso insomma per i primi lavori svolti dal designer stesso, quindi partiamo da Supreme, che è il primo brand che appunto nasce come streetwear e riesce a diffondersi tutto il mondo, e poi tuttora lavora insieme ad altri brand, quindi l'ordine diciamo che è più bello tra prodotto. E io volevo chiederti qualcosa di analogo, nel senso, sì. Facciamo che c'è un investitore che decide di fare il magazine domani. Sì.
Volevo sapere se l'idea di realizzare dei numeri monografici, cioè tematici su un argomento, è dettato dal progetto di tesi o è proprio l'idea di rivista che avresti... No, è l'idea di rivista che avrei portato io. Comunque è una cosa, è un argomento molto vasto, i temi sono tantissimi, anche diciamo non strettamente collegati, come la musica, i graffiti, è un tema che si può espandere tantissimo, quindi in realtà l'opzione di fare anche una collana è una cosa che ho sempre avuto in mente di fare. Nei 10 minuti chiaramente Simone non ha sottolineato il confronto che c'è stato anche con il professor Pitoni per la scelta della gabbia, la variabilità della gabbia, la possibilità di avere una gabbia flessibile di impaginazione, quindi poter cambiare argomento, cioè approfondire un argomento senza dover stravolgere quello che è la natura e lo stile della rivista stessa. E nell'ultimo esame, quello di laboratorio di sintesi finale, era già arrivato una definizione di 2 argomenti che abbiamo poi deciso di portare a compimento con la tesi. Esatto. Va bene. A me piace molto l'idea delle 2 riviste, okay, perché dà un'idea di continuità e fa venire quasi voglia poi di studiare il prossimo, di vedere, no, questo mondo relazione che ci tua, la musica, il cinema, quindi insomma mi piace questo numero 2 che crea una ipotetica apertura, come se fosse un editore, un investitore, fare il curioso di vedere il numero. Contenere le idee di Simone in 2 riviste è stato, penso, credo, la parte più difficile della per me l'editore ti cambierebbe un pochino il punto, perché la possibilità è molto bella facendo una rivista tutti i mesi, il punto è un pochino. Ok, allora Simone, in qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di primo livello di progettazione grafica e comunicazione visiva con la valutazione di 108 su 110. Grazie mille. Grazie.